le banche devono capire che è nel loro interesse fare in modo che la maggior parte di queste risorse arrivi al sistema economico, altrimenti collasserà una parte decisiva dell'economia italiana. Ritardi anche sugli aiuti alle imprese. Mentre decine di migliaia di lavoratori attendono ancora la cassa integrazione, anche le aziende non hanno ricevuto le risorse stanziate coi decreti Cura Italia e liquidità. In particolare si fa riferimento ai 25.000 euro per le imprese più piccole. Finora solo un'impresa su 50 ha ricevuto il finanziamento a fronte delle 2.781 domande pervenute al Fondo Centrale di Garanzia. Al momento sono solo il 2,2% delle imprese abruzzesi che hanno la concreta possibilità di avere il finanziamento. Le piccole imprese che attendono i 25.000 euro sono quasi 9 su 10, per un totale di 49 milioni di finanziamento richiesto. Questa somma però rappresenta meno del 40% delle risorse totali, il che significa che poco più del 10% delle imprese, ovvero quelle più grandi, riceverà oltre il 60% delle risorse. La prima risposta insieme a quella dell'emergenza sanitaria è la liquidità, cioè le imprese hanno bisogno di risorse per provare, sottolineo, provare a sopravvivere a questo momento così difficile. E oggi però bisogna correre, oggi non bisogna fare la maratona con le banche, è inaccettabile questo ritardo, oggi bisogna fare i 100 metri, se no qui va al fallimento un terzo dell'economia italiana. La CNA chiede alla Regione di trovare anche canali alternativi per reperire liquidità, una boccata d'aria necessaria a sopravvivere alla crisi economica. Molte imprese non hanno quel fatturato di 100.000 euro, quindi non possono prendere i famosi 25.000 euro. Allora, con un fondo ad hoc che abbiamo chiesto alla Regione, attraverso il sistema dei confidi, noi possiamo aiutare l'impresa ad arrivare ad avere, se gli serve 25.000 euro, gli diamo i 25, magari 15 glieli daremo col decreto liquidità e 10 glieli daremo in un'altra forma. Bisogna fare squadra in questo momento, la Regione deve capire che il tempo è decisivo, questo è un fattore fondamentale per far uscire, non far uscire, troppo ottimistico, per far sopravvivere le imprese a questa pandemia.